Qui con Fabio Prato, dopo la sconfitta 3-1 contro Soluzioni Coppa Italia, ti chiedo quest'oggi cos'è mancato al Fossano rispetto ad un Saluzzo nelle due partite, perché poi all'andata siete riusciti a creare molto per i primi 70 minuti, poi subito negli ultimi 20. Quest'oggi sembrava molto equilibrata la partita, poi è uscito forse un pochino più fuori la Saluzzo. Sì, abbiamo sbagliato parecchie situazioni, siamo stati molto distratti oggi, abbiamo regalato parecchio occasioni, infatti poi il risultato parla chiaro, probabilmente quello, molte distrazioni, molta ingenuità, un po' addormentati per definire. Adesso Coppa Italia ormai archiviata, ti chiedo adesso col campionato può essere forse un pochino più di concentrazione, meno impegni, magari con più allenamenti dedicati a una singola partita, può essere un pochino più per ripartire? Sì, sicuramente, soprattutto al lato fisico, direi, può leggermente agevolare, poi non è una cosa così che può compromettere, diciamo, il campionato, però sì, sicuramente possiamo concentrarci molto meglio alla partita e prepararla al meglio. Ti chiedo, secondo te cosa manca al Fossano rispetto ad un Saluzzo? Sembra essere un po' una bestia nera per adesso, per voi in campionato, poi in Coppa, forse compattezza, forse sicuramente giocano da più tempo insieme, quindi questo Sì, quello devi. sicuramente, noi siamo una squadra nuova, però penso che non ci manchi niente, dobbiamo solo farci un esame di coscienza, ognuno sa cosa deve pensare e prepararci al meglio per la gara di domenica. Esatto, ultima domanda, vado proprio sul Cavour, un match da cui ripartire, un match per rialzarsi. Ti chiedo che partita vi aspettate e come pensate qui di andare ad affrontarla? Sicuramente come tutte le partite entreremo in campo per cercare di vincerle. Sarà una partita sicuramente tosta fuori casa, però come ho detto prima dobbiamo farci un esame di coscienza per questo anche all'inizio di campionato e cercare di fare il meglio possibile. Grazie mille. Grazie a te.